Sei stanco di essere povero su GT Online? Bene, allora contattami su Instagram per un'aggiunta di denaro, link qua sotto nella descrizione. E ciao a tutti ragazzi, qui XWilly, ben ritrovati nel mio canale. In questo nuovo video ci siamo qui ritornati su Grand Theft Auto Online, come sempre in compagnia del nostro fantastico omino all'interno dello sfascia carrozze. Perché? Perché signori, questa è una nuova settimana e come vedete al PC lì dietro abbiamo tutte le barre verdi. Questo significa che le missioni sono cambiate. E sì, ok, so perfettamente che in realtà voi sul canale avete visto un solo recupero, anche se io in realtà ho registrato anche tutti gli altri recuperi che vedrete più avanti. Ma signori, questo la precedenza, perché è un nuovo veicolo, non nuovissimo in realtà, però è un recupero molto ma molto interessante, poiché a quanto pare rapineremo direttamente il casinò. Ebbene sì, ruberemo la macchina al casinò, al podio. Per cui signori, direi che l'offerta è molto ma molto allettante, quindi per cui vi invito come sempre a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale, commentate, condividete ed iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti. E signori, ci siamo. A questo punto direi di intraprendere la nostra carriera criminale e cominciare questo recuperino, diciamo. Eccola qui, la truffate Trax, $405,000 se la diamo al nostro amico Yusuf. Io direi che siamo non a cavallo, anche di più. Ovviamente $20,000 di pagamento per avviare qua la pianificazione. Esatto, è presente il Diamond Casino. Mamma mia ragazzi, che roba. L'ultima volta sono stato bandito. Capita. Signori, sono veramente curioso. Cioè, avviamo la pianificazione. Furto dello sfascio carrozze, casino Diamond, mamma mia. Magari non utilizzerei quest'auto, ma ne utilizzerei un'altra. Che dite, tipo veicolo di servizio, no? C'è da dire che il casino è qui dietro, quindi non è che mi serva l'auto più performante dell'universo, però una bella 10F io me la piglierei, Da quanto tempo che non uso la 10F, tra l'altro? E vedi che bello, con questi video riscopriamo i miei vecchi veicoli. Che bella ragazzi, fantastica. Mamma mia. Mamma mia, mica facile da guidare sta macchinina, con la neve poi. Mi sa che non è l'auto corretta, infatti. Vabbè raga, tanto mo pigliamo l'oppressor, sennò la missione ci dura tipo 7 giorni e 12 notti. E non mi chiedete come mai le notti siano più dei giorni, è un mistero sulla quale stanno lavorando un po' tutti. Però mettiamoci al lavoro, dobbiamo sapere esattamente cosa stiamo cercando. È molto importante. Ma guarda quanto è un coglione questo. Quindi devo scattare una foto fuori e una foto dentro. Eh sì, vedi, c'è tipo una specie di ingresso secondario e devo fare una foto. Ci stanno anche le telecamere. Foto in via Jamal. E adesso devo andare dentro a quanto pare, no? E vabbè, what is the problem, no? Ah, ancora fuori devo scattare foto. Sì, a quanto pare dall'altro lato. Ok, qua West Disposal in via Jamal. Non scattare fotografie in presenza della sicurezza. Non volevo io. Adesso penso che devo entrare dentro, no? Fingiamo dalla scorta delle pulizie, ma potrebbe essere un'idea. Devo entrare dentro? Esatto. Tra l'altro non ci entro da una vita, quindi sarei il cliente di ritorno, ma va bene così. E dove sta la Trax? Io vedo quella cliché. Fotografa il veicolo del primo premio. Ma è una cliché. Ma non è la Trax, è uno scam, raga. In via Jamal. Jamal, abbiamo un problema. Il garage di tutti i veicoli in podio si trova proprio sotto il podio. What? Cioè, sotto il podio ci sta il garage delle auto del podio? Allora, lui mi sta invitando già da adesso a ritornare. Raga, io giochiamo. Chiamo l'oppressor perché l'auto ce l'ho dall'altra parte del casinò. Guidarla con la neve è una situazione pressoché ingestibile. Quindi, per cui chiamiamoci già da adesso l'oppressor. E torniamo alla base. Vorrei ben dire, abbiamo i mezzi comodi, usiamoli. Perché devo smattare con l'auto se c'ho qua la moto volante? E niente, mi sono appena reso conto così a casissimo che non so che microfono avesse deciso di utilizzare il programma di registrazione. Difatti stavo registrando con tutto ma non con questo microfono. Vabbè, intanto la perlustrazione l'abbiamo completata, quindi tutto sommato siamo a cavallo. Vediamo che preparazione abbiamo innanzitutto. Abbiamo travestimenti da LSDS, che sarebbe in buona sostanza il tizio della pulizia. La scheda d'accesso abbiamo in più, maschera antigas, attrezzatura da arrampicata e sabato il casino. Abbiamo un travestimento, travestimenti da LSDS. Vediamo dove diavolo stanno. Dammi Jamal, 8 km da qua. Ma meno male che mi sono preso l'oppressor. Fidatevi di me, 8 km così, raga. Oh no, 8 km così significa che io ritorno solo col Boxville. Devo farmi 8 km col Boxville. 8 km col Boxville nella neve. Io mi sento già male. Io mi sento già male, altro che. Spero vivamente che non mi faccio fare 8 km con il Boxville in mezzo alla neve, sennò impazzisco. Tra l'altro vicino Forzancudo, quanto vi ci giocate che adesso se la piglia male pure qua tutta la caserma e me cominciano a sparare tutti? Ma io ne sono sicuro, raga, Intanto sono arrivato. Raggiungi gli impianti di depurazione. Ah, devo fa bordello?
A quanto pare sì, devo sparare alle autocisterne. Va bene, raga. Nel senso, spariamo alle autocisterne. Where is the problem? Non è un problema mio, anzi, mi viene pure facile. Tutto sommato, no? C'ho l'oppressor. Boom! Ma il missile non ci credo, ha schivato. Ok, apri le valvole. Che valvole? Aspetta un attimo che qua. Ma tutto a mano devo fare? Contaminazione, cioè io devo praticamente contaminare le acque di Los Santos. Cioè sono malavitoso, ma proprio mala. Vai, apri la valvola. Perfetto, mamma mia. Intanto lì è esploso qualcosa, c'è il fuoco, regà, che si sta dilagando. Eccolo, lo sapevo che, regà, c'era qualcuno che se la pigliava a male. Che vi dicevo, oltre qui a tutte le guardie che mi sparano, guardate che ci sta. Due stelle. Ma guardate, la madre. Droppiamo la madre nelle acque depurate. Non ci credo. Ma che cavolo. Questa è la missione più malavitosa di No, devi stare lì. Si lavora su qua, Vai, gira la leva. Perfetto. Ma che è sta allarme? Che rottura. Cioè, ma veramente, ma può essere mai così rompipalle un allarme? Pi. Beh, effettivamente un allarme è fatto per rompere le palle, inti, per cui. Sì, bello. Tuffiamoci nella madre. Ma che dici? Ma che cazzo? Io non volevo tuffarmi, però lui ha detto sì, quindi tuffiamoci. Aspetta che c'è uno che me le vuole dare a bacchettate in testa, A colpi di martello me voleva pigliare. Dai, gira la ruota che vedo macchinine che arrivano là. No, raga, i militari. Lo sapevo che venivano i militari. Dai, alzati. Dobbiamo andare via, dobbiamo andare. Aspetta l'arrivo del furgone. Ah, cioè, perché devono venire a depurare l'area. Sì, ciao America, però. Io lo sapevo che venivano i militari, raga, perché sono qui vicino. Per forza venivano, che se facevano gli affari propri. Eccolo il furgone. Che efficienza intanto, cioè. Manco il tempo e già qui è arrivata tutto lo squadrone della depurazione. Sì, ma dove va? Oh, cugino, ma dove cazzo va questo furgone? Ma stiamo scherzando, stiamo. Guardate dove è andato. Dammi sto furgone, stai vaffan. Ma impara a guidare. Oh, ma davvero dai sto furgone? Ma raga, ma che è il circo? Dammi il furgone, via, show. Porca vacca. Cioè, raga, allucinante, oh. Semina gli sbirri, Mo li seminiamo. Avete preparato il campo? Problema adesso che, appunto, ci sono i militari, robe varie. Non è facile. Mamma mia, che Boxville malavitoso. Che Boxville. Che veramente atletico. Problema che ho 12.000 navette militari che mi seguono. Ma adesso io non so se il Boxville è abbastanza veloce da cavarsela. Dai, facile. Più che altro la roba è che oltre a quelli, vedi, non stanno arrivando poliziotti, roba del genere, quindi ci sta. Questa è la cosa che più mi mancherà di GTA 5, non appena uscirà GTA 6. Qua abbiamo gli sceriffi, occhio. Non era mia intenzione fare questa manovra qui, però... guarda che arriva la polizia. Porca vacca. Speriamo che non entrino qui nell'area di servizio. Che c'entra fa nell'area di servizio, dai. Non c'entrare. Yeah. Mamma mia, signori. Mamma mia. 6 chilometri sono. Che saranno mai? Where is the problem? Ci vediamo una volta arrivati a destinazione a sto punto, dai. Sto facendo Tokyo Drift col Boxville tra le auto. E stammi dietro almeno 50 piedi, porca put... Guai a te appena ti avvicini, guai. Potrebbe risultare molto come una minaccia. Ci sta. Prossima volta che voglio qualcuno lontano da me, gli dico stay back 50 effetti minimo. Quanti sono 50 piedi? Ok, Google, quanti sono 50 piedi? 50 piedi equivalgono a 15,24 metri. Mica, manco te vedo. Beh, se non vedo a 15 metri, però effettivamente una visita dall'oculista me la farei. Sì, falle ripulire pure, che guarda, sono salito sul furgone fatto de piscio là. E ci siamo, primo recupero andato a buon fine. Forse, credo sì, dai. Tutto sommato. Vediamo cos'altro dobbiamo fare adesso. Teoricamente la tessera, la scheda d'accesso, ecco, andiamo a recuperarla e poi abbiamo solo da fare tutte le altre cose là, gli incarichi. Oh, mi hanno portato l'oppressor, che gentili. Raggiungi Mirror Park subito. Ma ci vado subito, instant, proprio per diretto anche. Allora, che devo fare? Cerca la casa del parcheggiatore a Mirror Park. Perlustra l'area e trova la casa del parcheggiatore usando le informazioni fornite da Jamal. Jamal Amir, il parcheggiatore ha dei fenicotteri e una BF Club gialla davanti casa. Dei fenicotteri e una BF Club gialla davanti casa. Mi sa che vedo una macchina gialla, raga. Che... E ci sono pure i fenicotteri, no, raga? Che voi non avete idea, perché è stata completamente a caso. Comunque, fenicotteri, palese riferimento, raga, a Vice City. Non mi potete dire di no. Entriamo a casa abusivamente. Ci sarà il parcheggiatore a casa. Trova il parcheggiatore. Ah, proprio il parcheggiatore. Io mi armo allora. Un colpo di manganello in testa, raga. Parcheggiatore? Boh, qua c'è una cassaforte. E qua? Qua c'è il borsone. Ma io mi sa che qua sono entrato... Più che dal parcheggiatore sono entrato dall'infermiere. Non è che è in camera da letto quello che sta a fazzozzeria. Parcheggiatore. Oh!
ciao. Ma è lui, non ci credo. No, raga, è lui. Minaccia il parcheggiatore per scoprire dove è nascosta la cassaforte. Ma l'ho vista, raga. La combinazione al massimo devo scoprire. Bastardo. Dammi la combinazione. E dammi sta dammi la combinazione. Non te bastano i tizi che ti sparano con l'oppressor Mark 2? Ah. No. Raga, non lo volevo ammazzare. Scusa. No, raga, che schifo. Mi sento in colpa. Non volevo ammazzare il parcheggiatore, però. Dai. Non era mia intenzione, lo giuro. Pensavo fosse immortale. No, raga, il parcheggiatore ha ammazzato. Non ci credo. Apriamo la cassaforte. Ormai che dobbiamo fare? Siamo qui. Ormai la cassaforte va aperta. Trovata la tessera, presa, almeno quella. E andiamo, raga, però mi spiace. Non volevo ucciderlo. È capitato, ormai è andata così. Tre stelle, chi l'ha chiamata? Il cadavere? Ah, un vicino, deve aver sentito il rumore e chiamato gli sbirri. Mannaggia la miseria. Io che aspetto che la polizia si arrendi. Ne devo ammucciare, gergo tecnico ammucciare. Ammucciamoci. Qui non mi troveranno mai. Però sono un po' troppi, Che si semina, grazie. Stava andando un po' troppo per le lunghe. Non vorrei che magari... in un qualche modo mi vedevano attraverso la cassa, sai com'è, cose particolari. Lavoro completato, hai recuperato la scheda d'accesso, perfetto. E ora andiamo ad affrontare le cose qua, gli incarichi. Dove si trovano sti incarichi? Uno sta qua. Ah, due soli ne abbiamo? Strano. Particolare, a sto punto cominciamo da quello che è più lontano, regà. E ce lo leviamo di mezzo, cioè devo andare a Grepsid. Spero che non mi diano un altro Boxyville, almeno quello, dai. Penso di non meritarmi un altro Boxyville nella vita. L'alberello. Niente, sì, nel frattempo sono pure morto. L'emozione di vedere l'alberello è stata talmente tanta che effettivamente non lo vedevo da un po'. Penso da un anno. Forse anche di più, perché l'anno scorso non è che ci sono passato tutte ste volte. Se non mi sbaglio, il DLC natalizio dello scorso anno era abbastanza meh, quindi può essere per quello. Quest'anno invece devo dire che tutto sommato è uscito fuori un bel DLC, Ste mini rapinette, lo Yeti, il carro attrezzi, le gare da drift. Cioè, insomma, mica male, dai, ci sta. Carino. Tra l'altro, che bello sto... cioè, raga, è bellissimo. Boh, non lo so, sarà che non vedo da molto tempo la neve, quindi... ma sto clima, guarda che bello che è, mi piace proprio. Cioè, sono proprio belli i colori. Proprio bello, bello, bello. Allora, l'attrezzatura richiesta. Ok, vai, avviamo. Parliamo con Jamal. Vediamo un attimino che ci dice. Se Jamal ci vuole chiamare, ok. Prendiamo l'attrezzatura d'arrampicata. Un paio di esperti che hanno proprio quello che ci serve. Dov'è il loro nascondiglio? Ok, qua. Il rompi nel collo. Ovviamente, conosco un paio di esperti. E chiediamo un favore, no? Assolutamente no. Irrompiamo e facciamo casino. Mi pare che sia giusto fare una... cioè, così si agisce, no? Irrompere. Già mi sparano. Un po' too much, aggressivi. Mi sento urlare. Mi parlano pure... No, raga, ma è scomodo. Mi sa che mi conviene fare una cosa, anche se non l'avrei voluto fare, però... mi sa che... oh, no. No. Ok, lancia granate, raga. No, ma questo è l'amp. Voglio che la granata rimbalzi lì e vada a fanculo per ammazzare qualcuno, ma non riesco a fargli fare il rimbalzo che voglio, capito? Ma quale sei? Good night. To! Morti? Me lo spero, cioè me lo auguro. Sì. Dai, sono tutti morti. Top! Guarda quante munizioni! Bellissimo. Prendi sto borsone, prendi il borsone e andiamo via. Mi sa che è entrato qualcuno, Eh sì. È entrato qualcuno, ma non gli è andata per niente bene. Loro due mi piacciono, cioè palesemente una coreografia, raga. E sono bellissimi. Quando vi giocate che devo ritornare là a casa, e anche in fretta, dato che qua ci sono due tizi che mi vogliono ammazzare, corri, sali, via. Sì. Molto attacchi. Vabbè, raga, tanto alla fine, voglio dire, dovevo ritornare a prescindere, perché l'altro incarico da fare è lì in zona, per cui... che si è imbaggata l'oppressor, raga. Che sta a fa? Sì, si è buggata male, si è buggata. Guarda che sta facendo. No, mio Dio, raga! La super velocità! Voi non avete capito che con sto bug ho preso tipo un boost allucinante. Com'è che si era buggata? Fatemela ribuggare di nuovo, no? Avevo trovato un nuovo glitch dell'oppressor. Se non si sbuggava, probabilmente esplodeva il gioco. E ragazzi, ci siamo. O meglio, ci risiamo. Dopo 9 km, boh, non lo so. Però ci risiamo con la nostra qua attrezzatura arrampicata. Perché ci dobbiamo arrampicare come l'uomo ragno. Vedi, potevamo chiamare Spider-Man. Incarichi. No, raga.
Incarichi uno di tre. Ma io ne ho visti solo due sulla mappa. Dove sta il terzo? Quali tre? Io uno ne vedo. Ma anche il gioco mi dice che ce n'è uno. Che devo fare dopo? Fammi vedere un attimo a sto punto, sia mai che. Qual è sto terzo incarico sorpresa? Sabota il casino. Come lo sabboto il casino io? Ma non me lo segna come... Spero che mi dia delle dritte lui una volta che io finisco qua, perché cioè sinceramente non so come potrei fare a sabotare il casino. Se non mi sbaglio era in questa direzione, eh? Esatto. Che vuol dire sabota il casino? Cioè non lo capirò, vi giuro. Se è sabota il casino alla fine, perché qui... Ora qui che famo? Boh, siamo alla stazione, chiamiamo Jamal. Vediamo cosa c'ha da dirci adesso. Maschera antigas, dai Jamal. Le ferme dei pompieri dovrebbero avere le maschere antigas usare, che da usare nel tunnel di sicurezza. Ma dai, sì, why not? Andiamo a rubare ai pompieri le maschere. Ah, ma proprio così, regà. Senza problemi? Già, però scatta l'allarme. Dove stanno ste maschere? No, qua c'è una pupa. Ecco le maschere, dai. Prendi. Via. Shoo. Il pompiere incazzato. Il pompiere paura non ne ha. Ma manco io. Oh mio Dio. Pompiere. No, regà, i pompieri mi stanno pestando. Il pompiere paura non ne ha. Il pompiere paura non ne ha. Il pompiere paura non ne ha. A colpi di palle neve. È inciampato. Il pompiere paura non ne ha. Oh, headshot, bitches. Ma che cazzo, quello nudo. Vabbò, raga, ma di che cazzo parliamo? Vabbò, ciao. Dei pompieri che mi vogliono picchiare, che vengono abbattuti da una palla di neve, mentre uno me passa nudo accanto, sostanzialmente. Non entrare con la moto, che succedono cose strane. Perfetto. Mamma mia. Maschera antigas completato. Sì, ma io non so come cavolo si fa l'altro incarico. Cioè, sabota il casino, io come lo faccio? Sabota il casino. Solo una cosa mi viene in mente da fare: andare al casino e vedere se là si attiva qualcosa. Io penso che magari devo distruggere le fotocamere, le telecamere di videosorveglianza, non le fotocamere, perché io non vedo nulla. Boh, ce vado. Magari appena arrivo là davanti mi chiama Jamal e mi dice di fare qualcosa. Che è sto bordello? Che spacca? Perché c'è un aereo? Ma che cosa vuol dire, raga? Raga, ma che è sta roba? C'entra qualcosa? C'è un aereo col motore rotto. Oh, compa. Ma secondo me è un evento a casissimo. Un altro tipo di evento. Boh, c'entra qualcosa? Piazza degli esplosivi all'interno del casino. Quindi questo devo fare, vedi? Però non mi viene specificato. Ma il parcheggiatore non l'avevo ammazzato. Perché è di nuovo lì? Allora, dov'è che li devo lasciare? Jamal, dimmi pure. Vai nei bagni e piazza l'esplosivo in un gabinetto. Ok. Così lontani erano sti bagni qua. E se mi viene da cagare, praticamente mi cago addosso. Eccoci qua. Allora, che musichetta chill. Piazza degli esplosivi, dai. Così che mi vede. Proprio tutti mi vedono, altro che. Perfetto. Era così semplice, ma non me ne ero accorto. Dai, incarico completato. Una volta piazzata la bomba, io mi allontanerei un bel po'. Non dovrebbe esplodere fino a quando non la facciamo detonare noi, vabbè. Quindi adesso devo ritornare a casa. Già che sono qui, mi giro la ruota. Perché sì, vediamo che mi esce fuori, Attenzione. RP, va bene, ma contento. 7500 RP, sono comunque 7500 RP. Eccoci qua, al Red Sparks Auto. Una proprietà intellettuale. E vediamo un po' di andare a rubare questo veicolino. È il momento di puntare tutto sul rosso. Io voglio puntare sul nero però. Sono veramente molto curioso di vedere come sarà questa missione. Cioè, dai, effettivamente stiamo parlando di rubare l'auto del podio al casino. Cioè, sembra essere carino. Sembra proprio che tu sia lì per pulire i cesti. Vai scena, let's go. Ci hanno equipaggiato tutto. Qui abbiamo il nostro carissimo Boxville. Porta il furgone al punto di osservazione. Vabbè, sarà fatto. Cerchiamo di evitare gli incidenti anche. Anche se comunque da quello che ho potuto constatare, sta azienda non è che pigliano degli ottimi guidatori. Dato che poco fa quando mi hanno portato questo furgone, quello si stava buttando in mezzo alle piscine pubbliche. Ci siamo? Eccoci qua, pronti ad pulire i cesti del casino. Chiamiamo al telefono. No, downtown. Fai detonare. Cosa bella che adesso ci sarà l'esplosione che trema tutta la casa, vero? Ah, hai fatto detonare gli esplosivi. Realistico. Realistico per una volta. Non è tremato l'intero pianeta. Non ci credo, raga. Questi sono progressi, emozioni. Quasi piango. Ora chiamo il Diamond per dirgli che la squadra delle pulizie. Va bene. Oh, i servizi igienici, raga. Cioè, un bijou in questo paese. Manco due secondi e già arriva la pattuglia. Cioè, per pulire tutto. Prendi l'attrezzatura d'arrampicata.
che si trova dietro. Prendi l'attrezzatura. Non ho capito dove mi devo arrampicare, però se mi dice che mi devo arrampicare, io mi arrampico. Però non so dove. Entra nel casinò. Teoricamente dovrebbe essere tutto molto tranquillo, perché non sono un sospettato al momento. Penso che il casino sarà dopo. Segui la guardia, ok, dai. E la madonna, si è allagato tutto. Porca troia. Regà, si sono impegnati a fare sto DLC, eh. Ah no, non è che si è allagato tutto. Era semplicemente il ray tracing un po' particolare. Preme per pulire il pavimento. Perfetto. Dai, Michael De Santa mi sento, raga. Che puliva il pavimento là nella storia. Cioè, lui passando il mocio qua sta pulendo tutta la stanza. Io voglio questo mocio. Ragazzi, vi prego, datemi sta tecnologia. Ne ho bisogno. Finché non è pulito, ovviamente non me ne vado. Ma no, se ne va da solo lui. Raggiungi furtivamente l'ascensore, quindi non mi devo far vedere. Non lo so, mi vede? Boh, io passo così, raga. Fuori dal cono. E where is the problem? Perfetto, si girava, eh. Potevo stare ad aspettare qualche secondo, però che ne potevo sapere io? Mi sono portato avanti, mi pare giusto. Trova il portellone dell'ascensore, non si vede niente. Che è sto buio? E qua è il portellone dell'ascensore, no? Ma non c'è nessuno qua? Equipaggia la torcia per illuminare il percorso mentre cerchi la stanza. Ma la telecamera non va bene, penso. Cioè, devo evitarla. Occhio, non vorrei farmi sgamare dalla telecamera maledetta. Oddio santo. Boh, inviriamoci di qua, raga. Penso che gli ascensori comunque siano lì. Qua c'è la telecamera. Vai, andiamo adesso. Perfetto. Anche qui io andrei. No, mi fermo. Che poi come fa a non vedermi? Cioè, dovrebbe vedermi in realtà. Però spero che in GTA 6 le telecamere non siano così rincoglionite, che tipo io per non farmi vedere debba fare più una roba del genere, no? È sensato. Però va bene così, no? Ok, gli ascensori penso che siano qui. Credo. No, è chiuso. E mo dov'è il portello dell'ascensore? Qua? Staff only. Allora a sto punto è qua. No. Raga, ma che cos'è il portello dell'ascensore? Ah, questo. Il portello. Boh. Che figata colossale. Bellissimo, mi piace, raga. Top. Quindi ora arrivo diretto al garage. Callati nella trompa dell'ascensore, ok. Prima per eseguire un salto in lungo e noi lo eseguiamo, perché tanto per noi va benissimo. Ok, credo di essere arrivato giù, vediamo. Perfetto. Mamma mia, come se la fugge, raga. Bellissimo. Niente, mi piace troppo sto DLC, eh. Ci siamo? È un garage speciale questo? Sì, vedi, siamo sotto al podio, non ci credo. No, raga, il garage del podio. Questa è una nuova zona del casino. Non c'era neanche ai tempi. C'è qualcuno che già parla intanto. Però non c'era neanche ai tempi del colpo al casino. Ma mi sa che qua adesso però si mette male, eh. Esatto, elimina le guardie. Già le guardie ovviamente sanno che ci sono io. Però, raga, colpi secchi in testa. Bellissimo. Puff, puff, puff. No, no, la maschera. La maschera. Compa, mannaggia a te. La maschera. Porca vacca, non se lo voleva mettere proprio la maschera, eh? Stavo per morire intossicato qua. Che top. Quindi ho finito, disattiva le misure di sicurezza. Sarà fatto. Anche se ormai penso che abbiano allertato mezzo universo, nel senso. Oh no. Vabbè dai, non è poi così difficile, è semplicemente lento. Giriamo pure questo nel frattempo. Lo incliniamo così e dovrebbe andare bene. Questo qui lo giro così e va bene pure. Distruggiamo pure questo. Così dovrebbe andare bene. Ammazziamo questo e l'altro. Perfetto, dovremmo esserci teoricamente. Successo. Che è successo, signori? A quanto pare qua abbiamo macchine del podio, ma là ne avremmo delle altre a quanto pare a sto punto. Puff. Puff. Puff, puff, puff. Ma dai, ma l'ho preso. Ma che c'è il caschetto? Oh, regà. Aspetta che questi sono cattivi. Io credevo di poter fare tutto con la pistoletta, ma qua c'è la gente cattiva, c'è. E qui già siamo dove ci sta il colpo al casino. Dove sto deficiente? Ciccio, dove ti nascondi? Devo aprire il cancello, devo fare qualcosa. No, là vedo uno. Ruba il veicolo Trax. Ok. Però quel tizio là non è che mi dia fiducia, eh. Cioè, sta messo lì così. Non sono convinto. Però, signori, rubiamo il veicolo Trax. E che fai? Te ne privi? Guarda che roba. Mamma mia. Fuggi dal casino, dai. No, raga, che bello. Devo guidare qua dentro il garage. È bellissimo guidare dentro i garage, perché non ti hanno mai dato la possibilità di farlo. Quindi è top. Sì. Per lustra la stanza, dai. Ci stanno due deficienti però là. Maledetti, infami. Dove sei? Fermo qua. Non l'ho detto schifoso. Che devo fare? Però niente. Qua l'ho visto. Ah, preso. Mamma mia, che velocità, signori.
che velocità, che professionalità. E via dal casino, e via dal casino. Mamma mia, mamma mia. La grande fuga. Ok, non incidentarci però. Oh, c'ho. Mamma mia. Ma non può sparato, però vabbè, dai. L'abbiamo. No, no, no. Aspetta. Stavo già seminando la polizia, siamo 4 stelle. Possiamo farcela in realtà. Fare una fuga bella pulita senza dover ricorrere a magheggi strani. E ci proverò. Ci proverò, signori. Cercherò di effettuare una fuga quanto più pulita possibile, senza finire nel cavolo di sottoboschi. Se ci riesco però, regà. Eh no, sì, hanno chiamato l'elicottero. Allora no. Finché eravamo con le macchinine, ok. Ma con gli elicotteri non c'è niente da fare. E mi sa che è meglio andarsi a nascondere nei soliti posti, se non vogliamo fallire la missione, che già la stiamo spaccando abbastanza la macchina, eh? Che dite? È una buona idea? Mettiamo... Oh, madonna, che paura! Stavo proprio dicendo questo. Vuoi vedere che mi compare il treno davanti e esplode tutto? Per un millimetro non me lo sono beccato in faccia. Cioè, veramente. Ci siamo, dai. Cioè, la polizia è seminata. Gli unici che rimangono sono quelli incattiviti del casinò. Ma quelli rimarranno per sempre. Ma a noi poco importa. Da quanto la polizia si fa le passeggiate sulle rotaie? Cioè, sono curioso in realtà di vedere. Ah, ok. Non li ho mai visti andare sulle rotaie, sinceramente. A quanto pare una prima volta c'è veramente per tutti, allora. Ce la faccio a fare un'operazione strana qua? Per poco, Si vede che utilizzerò il pertugio, allora. E ci siamo, signori. Devo dire che è stato molto più facile del previsto. Forse avevo le aspettative un po' troppo alte per questo colpo, però comunque è stato un bel colpo. Cioè, effettivamente è stato bello. Uno dei migliori, se non il migliore, che io abbia mai giocato di questo filone, ecco. Ricompensa, bonus, mi ha dato tutto, guarda. Nessuna vita persa. Portare l'ascensore raggiunto furtivamente. Dal casino entro un minuto. Cioè, raga, top. 50.000 dollari di bonus mi sono pure beccato. Vendiamolo al nostro carissimo amico Yusuf, allora. Smantella o 20. Indovinato un po', vendiamolo per 405.000 dollari. Solita prassi, appiccichiamo l'etichetta, carichiamo sul container. E chi si è visto, si è visto. Io voglio veramente capire se c'è qualcuno che sceglie di smantellare il veicolo. E se sì, perché? Cioè, qual è il pro di smantellare il veicolo? Non comprendo, vi giuro. Non farvi 2 chilometri? Ma non lo so, boh, è strana come cosa. Perché scegliete? Fatemi sapere veramente se c'è qualcuno tra di voi che sceglie di smantellare il veicolo, perché ne sono curioso. Cioè, perché scegliete quell'opzione lì? E ci siamo, signori, ci siamo. Signor Yusufino, eccosi qui, ecco qui la sua nuova macchinina. Fatta un po' di neve, sporca, però va bene, non ci sono problemi, nel senso, credo. La porta al lavaggio, anche se credo che è Liberty City. Figuriamoci se non nevica. Perché ho preso 9.000? Ah, perché ho pagato qualcosa lì, le spese giornaliere. Bene, 405.000 dollari. Bel colpo, mi è piaciuto. Detto ciò, io direi che per questo video possa essere tutto. Oggi abbiamo derubato il casinò ancora una volta, incredibile, non ci fermiamo mai. Quindi io come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale. Commentate, condividete, iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti. Se avete voglia seguitemi su Instagram e TikTok. E noi ci rivediamo con un prossimo video. Woo!